vorrei fare una piccola premessa, che è un ringraziamento ovviamente per il capo della polizia che ha ritenuto di affidarmi questo incarico in una sede prestigiosa e delicata come Livorno. E poi vorrei anche ringraziare, e non è forma, il mio predecessore, il dottor Massucci, che ho visto ha fatto veramente grandi cose sia all'interno della questura ma anche all'esterno, quindi ci tengo proprio anche a ringraziarlo. Che dire, provengo da Ravenna, vi assicuro che è stato un periodo veramente difficile in questi giorni perché abbiamo avuto l'alluvione nel Faentino e diciamo che questo spostamento non l'ho potuto approfondire più di tanto, quindi mi riservo di conoscere questa città, di vedere un po'. Io sono arrivata sabato, in questi due giorni ho cercato di un po' di girare, un po' di vedere, devo dire mi è piaciuto, nonostante il tempo un po' piovoso, mi è piaciuta molto, quindi altro non faccio proclami perché ovviamente giustamente non conosco, quindi datemi il tempo di arrivare, perché poi è facile dire il controllo del territorio, tutto richiede l'attenzione. Per me i cittadini, lo dico sempre, sono i sensori del territorio, sono quelli che evidenziano anche criticità, per cui è importantissimo dare ascolto, a volte anche le critiche possono essere costruttive e cercheremo appunto di ascoltare. Non so che altro dire perché ho bisogno di conoscere. Ho due attenzioni particolari che sono, da un lato, cioè le fasce deboli che per me sono molto gli anziani. In questo momento ho visto tanti anziani che hanno subito truffe, quindi una particolare attenzione soprattutto di vicinanza, perché ho notato anche tanta vergogna nel denunciare, perché si sentono loro in errore, quindi ecco, per me è molto importante essere vicini. Poi violenza di genere, questo è un mio retaggio di squadra mobile, per cui ci tengo moltissimo. A Ravenna c'era una rete molto molto forte, infatti questo è ovviamente legato a quello, quindi mi auguro che anche qua ci sarà questi rapporti ottimi. Credo molto nella squadra all'interno, ma anche qua all'esterno vedo che c'è un ottimo rapporto interistituzionale e ovviamente seguirò il solco del mio predecessore e andremo avanti.